Il comune di Fanno non rinuncia alla tradizione. Nonostante la pandemia, anche quest'anno il Natale più prenderà vita grazie alle iniziative dedicate alla solidarietà, alla città agghindata festa e ad un momento emozionante e spettacolare. Giovedì sera alle ore 21 si accenderà l'abete normandiano in piazza 20 settembre al culmine di un'esibizione che unirà danza e musica. Accenderemo magicamente il grande albero e così come tutta la città è un segno quest'anno di speranza per il futuro, un segno di solidarietà. E per questo devo ringraziare coloro che si sono messi in gioco, che sono eccellenze della nostra città. Sto parlando del Teatro della Fortuna, sto parlando dell'Orchestra Sinfonica Rossini, sto parlando dell'Aurora Ginnastica. E quindi uno spettacolo che magicamente ci porterà a toccare l'albero e accendere così la nostra speranza alle luci del Natale di Fanno. Eravamo abituati a vedere una piazza gremita di gente, ma quest'anno non sarà così. Come già preannunciato, per evitare assembramenti, l'inaugurazione avverrà senza la presenza del pubblico. Sarà possibile godersi lo spettacolo in diretta su Fanno TV e sulla pagina Facebook Occhio alla Notizia. Infatti, gran parte della cerimonia si terrà all'interno del Teatro della Fortuna, accessibile solo ai protagonisti dello show e ai tecnici. La regia è affidata ad Harry Secchiaroli, che grazie a diverse telecamere riuscirà a trasmettere l'esibizione accompagnate dalle immagini degli scorci più belli della città fino all'accensione dell'abete di 15 metri. Avremo alcune eccellenze, abbiamo deciso di coinvolgere in questo caso le ginnaste dell'Aurora, come già detto, e poi gli artisti dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Saranno 5 ginnaste e 15 professori d'orchestra. Il programma prevede 3 brani. Diciamo qualcosa in più solo del primo, che è il primo movimento del concerto grosso scritto da Carl Jenkins, intitolato Palladio. È un movimento in cui l'elemento ritmico ha la prevalenza e quindi ci sembrava bello per unire queste due realtà, l'orchestra e le ginnaste. Il secondo brano avrà un carattere più disteso, come speriamo che sia questo periodo, e il terzo un po' più di carattere maestoso in onore alla accensione dell'albero. E le ginnaste, coreografate da Paola Porfiri, sfioreranno l'abete che come d'incanto prenderà vita accendendo anche tutta l'illuminazione del centro storico. Non mancheranno i messaggi di vicinanza del sindaco Massimo Seri, che come di consueto farà un augurio di buone feste con la speranza che questo Natale possa dare un po' di serenità in uno dei momenti più difficili della nostra storia. La società Aurora di ginnastica ritmica ha colto positivamente l'invito dell'amministrazione a far parte di questo grande spettacolo. Anzi, tra l'altro dedicheranno proprio uno spettacolo ad hoc per l'occasione. Ragazze che, ricordiamo, solo un mese fa hanno conquistato il titolo italiano, per cui ragazze che rappresentano la resilienza, il senso di comunità che fa parte proprio di questo Natale e del messaggio che vogliamo portare nelle case.